Parliamo di narcisismo, tanto per cambiare. Oggi mi trovo sempre momentaneamente a casa di mia mamma, quindi non fate caso se vedete, perché nel video scorso ho visto che mi si vedevano delle occhiaie così, che io non le ho mai avute le occhiaie, ma in quel video si vedono. Secondo me è la luce storta che entra, perché sto usando la luce naturale e in più sono completamente struccata perché ho detto. Boh, a parte un po' di luci burro cacao colorato, ho detto voglio farmi una settimana di vacanza e non portarmi i trucchi perché non ho voglia di truccarmi, non ho voglia di fare un cazzo. E in più ho le extension ciglia che stanno andando via e quindi sono tutte storte. E allora ho detto metto gli occhiali così almeno copro un po' la situazione. Però ecco. Non mi sento particolarmente figa in questi video, visto un po' tutto quanto. Comunque, parliamo di narcisisti. Allora, io questo discorso ve l'ho già fatto in altri video, ma oggi volevo parlarvene meglio e fare un video apposta su questo argomento, perché dovete sapere che i miei colleghi narcisisti mi stanno sul cazzo, cioè ovviamente li reputo inferiori a me, ma non per una questione di io sapete, sono narcisista e psicopatica diagnosticata. Il fatto che io sia anche psicopatica, cioè io abbia dei tratti psicopatici, mi rende più intelligente rispetto ai narcisisti basic, quelli che io chiamo narcisisti basic. E poi io ho anche fatto un percorso su me stessa per capire il mio disturbo, per capire me stessa. E quindi ho fatto un percorso che altri non hanno fatto. E ho fatto anche un corso su come diventare narcisisti in modo sano al fine di prendere i lati positivi. Cioè io insegno nel mio corso i lati positivi del narcisismo, perché il narcisismo ha un sacco di lati positivi. Al fine di riuscire nella vita a fare carriera, a fare successo, perché notoriamente noi narcisisti siamo molto bravi in questo campo. Ma ovviamente il narcisismo ha anche dei lati negativi che io noto negli altri, ovviamente non su di me. Ma in realtà devo dire che in passato anche io ero così e quindi anch'io ho vissuto un po' questa cosa qui, poi, però magari da ragazzina, crescendo mi sono consapevolizzata, ma più che altro perché ho iniziato a studiare la psicologia da autodidatta, eh. Però iniziando a studiarla ho capito anche certi miei comportamenti. Ancora prima di avere una diagnosi di narcisismo avevo capito di essere una manipolatrice, perché appunto prima di allora avevo sempre messo in atto comportamenti manipolatori senza rendermene conto. E leggendo e istruendomi, diciamo, sull'argomento psicologia perché mi interessa, diciamo, la mia, diciamo, passione, mi sono resa conto, cazzo, ma sono io. Non ero convintissima di essere narcisista, perché io non personalmente non rientro in tutti quanti, a parte che appunto io ho questo tratto psicopatico molto forte, però non rientro al 100%, ma non serve rientrare al 100% per essere considerati. Tipo, ad esempio, uno dei tratti del narcisismo è la menzogna, l'essere bugiardi. È una cosa che, ad esempio, io non sono, però ho tutti gli altri tratti, quindi comunque bisogna averne un tot per rientrare nel narcisismo. E comunque sono brava a mentire, cioè se devo farlo non mi sgama nessuno, eh. Assolutamente insgamabile, cioè se devo farlo non c'è modo di capire che stavo mentendo, però diciamo che ho scelto anche per un tornaconto mio la via della sincerità perché reputo che in realtà a lungo termine porti più benefici la sincerità. Ma veniamo all'argomento del video. Appunto, ci sono sul web un sacco di personalità probabilmente narcisistiche. Dico probabilmente perché non sono una psicologa, però
non voglio fare la improvvisarmi psicologa, e anche uno psicologo stesso non potrebbe mai diagnosticare una persona senza averla davanti o averle fatto dei test, averle fatto dei colloqui. Quindi lungi da me voler passare da psicologa improvvisata, quale non sono, però sono narcisista. E quindi credo di avere un qualcosa in più che mi fa riconoscere gli altri narcisisti. Cioè, io li riconosco, però ammetto che posso sbagliarmi. Che magari una persona può sembrarmi narcisista, poi magari non lo è, ci mancherebbe altro. Però ho delle possibilità in più di riconoscere le altre persone che lo sono. E poi tenete sempre conto che essere narcisisti non significa per forza avere un disturbo narcisistico di personalità, perché una persona può avere dei tratti narcisistici, ma non essere narcisista, cioè non essere, scusa, cioè essere narcisista, ma non essere portatrice di disturbo narcisistico. Appunto, sono due cose diverse. Quindi diciamo, io i narcisisti li riconosco, poi non vi so dire se una persona è patologica o non è patologica, quello ve lo può dire solo uno psicologo che ha in cura quella persona. Però li riconosco, cioè io li riconosco, cioè per me è facile, è come riconoscere qualcuno della propria razza, cioè è facile. Io ho questo tratto psicopatico che però mi rende un po' diversa da loro. Sono più intelligente, perché generalmente lo psicopatico è più intelligente della media generale. Questo non vuol dire che tutti gli intelligenti siano psicopatici, ma che tra i più intelligenti è probabile trovare tanti psicopatici. Quindi sono più intelligenti dei narcisisti, che appunto io chiamo narcisisti basic. Per molto tempo, per molti mesi, ho fatto colloqui appunto con questo psicologo che praticamente mi ha cambiato la vita. Io consiglio a tutti di andare allo psicologo, ragazzi. Io a questo psicologo non ho chiesto di curarmi, perché io non vorrei mai curare il mio disturbo narcisistico, e tra l'altro la psicopatia è incurabile, perché la psicopatia è genetica, ma gli ho chiesto di analizzarmi. E analizzandomi, dandomi le risposte che cercavo, perché magari non capivo al 100% i miei comportamenti, io ho potuto studiarmi approfonditamente, quindi io mi conosco benissimo, cioè io so tutto di me stessa. E voi direte, vabbè, no, ovvio, chiunque, no, non chiunque, non è così, non è così, non è chiunque, non chiunque, cioè non tutti conoscono se stessi. Conoscere se stessi è una cosa importantissima, per quello io consiglierei a chiunque di andare dallo psicologo, perché lo psicologo ha gli strumenti tecnici proprio per dirvi cose in più sulla vostra personalità. E questo aiuta tantissimo a capire se stessi, a comprendere i propri comportamenti e a migliorarsi. Infatti io da quando ho appunto fatto questi colloqui, dallo psicologo, io faccio più soldi di prima, perché ho capito di avere, cioè, così tante qualità anche manipolatorie. Io non pensavo di essere così manipolatrice finché non me l'ha detto lui, cioè che io sono in grado adesso di fare più soldi facendo sì che le mie abilità manipolatorie non vengano, diciamo, disperse, perse nel star dietro a delle cazzate, ma vengano usate per migliorare, per avere di più proprio su un piano materiale, economico, per migliorare la mia stessa vita. Fondamentalmente la psicoterapia dovrebbe servire a questo, a migliorarvi la vita, per quello secondo me chiunque, anche chi non ha problemi, anche chi è, secondo me dovrebbe farlo. E io l'ho fatto e sono veramente contenta. Io sono andata da uno psicologo proprio perché ero curiosa di sapere se ero narcisista. Lo vado per curiosità, no? Per curiosità di sapere se lo sono. Poi mi è piaciuto così tanto andarci che ho continuato per parlare di me stessa e scoprire nuove cose su me stessa. Ragazzi, è bellissimo, ma non c'entra se state bene, se state male.
andateci comunque. Io non è che stavo depressa o stavo ansiosa, io queste cose non le ho mai provate, non ho mai provato depressione o ansia o panico, quelle cose lì che di solito portano le persone ad andare dallo psicologo. Ci sono andata solo per una mia curiosità ed è stato bellissimo. Quindi è una cosa che consiglio a tutti, comunque sto divagando. Torniamo al fatto del narcisista inconsapevole. Anche a me è successo di essere narcisista inconsapevole. E purtroppo sul web io vedo tante figure, non parlo ovviamente di figure professionali, che parlano di narcisismo, parlano di narcisisti, e non mi riferisco a Massimo, lo dico subito, e poi mi dicono: ma tu sei amica di Massimo Taramasco. Non mi sto riferendo a Massimo assolutamente, perché lui comunque lo fa anche in modo un po' ironico, lui lo fa per cavalcare l'onda e soprattutto non lo fa nel modo in cui adesso vi andrò a dire io, ok? Anche se non condivido comunque che si parli del narcisismo senza essere uno psicologo o senza essere narcisista. Nel mio caso ne parlo perché lo sono io, quindi parlo di me stessa, vi do il punto di vista di me stessa, che comunque non è il punto di vista di uno psicologo, però è il punto di vista di una narcisista, quindi comunque conta nel mondo. Mentre invece chi parla di narcisismo praticamente facendo, cioè perché spesso si usa la parola narcisismo per dire, per intendere stronzo, quindi Massimo vi dà consigli giusti, per carità, su come non incappare in uomini stronzi, su come comportarsi con l'uomo che non ti richiama, eccetera, però non è che questi sono per forza narcisisti, semplicemente magari sono uomini a cui non piacete, quindi secondo me è sbagliato comunque usare il termine narcisismo per andare a prendere tutte queste persone, e questo lo critico a lui, perché sicuramente certe volte viene usato in modo un po' improprio, ma questo gliel'ho anche detto nei video che abbiamo fatto insieme, però non mi riferisco comunque a queste persone che ne parlano tanto per informazione, per quanto l'informazione possa a volte essere errata, ma mi riferisco a quelle persone che soprattutto sono donne, che si fanno paladine delle vittime di narcisismo accusando i propri ex di essere narcisisti, quando poi è evidente e palese, ma proprio palese ragazzi, sotto gli occhi di tutto, che queste qui siano loro le narcisiste. Perché tu le vedi che parlano di narcisismo e tu noti proprio che queste persone lo sono. Prima perché si impongono a voler avere ragione, che è una cosa tipica dei narcisisti. Poi magari perché sono tutte ipercurate, ipertruccate, iperfighe, altra caratteristica delle narcisiste. Sono seduttive, altra caratteristica delle narcisiste. Cioè, magari parlano degli ex narcisisti e in casa hanno 1 milione di euro di scarpe e borsette di lusso. Altra cosa tipica di noi narcisisti, che vogliamo circondarci dal lusso. Soprattutto strumentalizzano il loro essere vittima. La persona che strumentalizza l'essere vittima è un narcisista. Oppure può essere un borderline o avere anche altri disturbi, perché poi non esiste solo il narcisismo. Però se voi mettete insieme strumentalizzo e sono una figa pazzesca e sono la numero uno e sono questo e sono l'altro e sono io c'ho ragione e gli altri no, facilmente stiamo parlando di una persona narcisista. Le vere vittime non strumentalizzano l'essere vittima, l'essere state vittime. Non vogliono apparire, non vogliono fare le fighe o i fighi sui social dicendo di essere state vittime, oppure quando lo fanno in modo umile, cioè si capisce, magari lo fanno raccontando la loro esperienza, questo non c'è niente di male, però non lo strumentalizzano con quel fare arrogante del tipo io sono così e i miei ex sono narcisisti. Vuoi sapere se i tuoi ex sono narcisisti? Perché non hai una diagnosi. Magari semplicemente non avevano voglia di pulirti il culo tutti i giorni.
Nel senso che non è che tutti, anche io ho trovato delle persone che non si sono sottomesse a me e automaticamente penso quella è una cattiva persona, quello è lo stronzo. Invece magari è solo una persona che non si è sottomessa a me e quindi chiaramente io non posso avere nessun tipo di relazione con una persona che non si sottomette a me. Perché una persona che non si sottomette a me non può fare parte della mia vita in quanto io sono una narcisista e non posso avere rapporti con persone che non si sottomettono. Non posso, non ci riesco, non è nella mia natura, ok? E quindi per me la persona che non si è sottomessa è una persona cattiva, una persona che odio, che mi fa schifo e magari la andrò a sputtanare in giro, ok? Però non è che quella persona è narcisista. Ok, sono io la narcisista, anche se faccio la vittima con quella persona che magari si è rifiutata di pulirmi il culo, mentre invece casualmente andrò d'accordo proprio con tutte quelle persone che mi fanno da zerbini. Cioè, se voi vedete una persona che appunto parla di questi ex vittima di narcisismo e poi c'ha gli zerbini appresso, raga, è palese chi è la narcisista. Attenzione, attenzione, perché questa è anche un'idea sbagliata. Adesso è concesso che queste persone abbiano davvero avuto delle relazioni traumatiche per loro, con delle persone che le abbiano trattate male. Cioè, non vuol dire che un narcisista non può trovare qualcuno peggio di lui, eh? Cioè, perché c'è sempre qualcuno peggio di noi. Cioè, non vuol dire, anche perché il narcisista non è il male in terra. Una ragazza narcisista che vuole che tutti siano ai suoi piedi, magari trova lo stronzo che le dà due schiaffi e la fa volare dalla finestra, è una ragazza narcisista che, poverina, ha trovato uno violento. Cioè, come può capitare a chiunque di trovare un uomo violento, di trovare qualcuno che ti fa stare male? Cioè, capita anche a noi, Cioè, per esempio, se guardate me e guardate il mio ex, il tacchino, lui è molto peggio, è molto più dannoso di me, anche se io sono la narcisista, ma lui ha dei disturbi psichiatrici palesemente più seri dei miei, può essere borderline, può essere bipolare, ed è molto più pericoloso, tra virgolette, non perché sia violento, però parliamo di una persona che fa uso di sostanze, una persona che ha dei momenti di rabbia, di aggressività. Cioè, non puoi mai sapere al 100%, per quanto non sia una persona violenta, che quello di un giorno gli piglia male e fa una cazzata, Cioè, pur essendo io la narcisista. Quindi non è che essere narcisisti vuol dire che non puoi trovare qualcuno che sia peggio di te, che crea più problemi di te, che ti fa vivere una relazione in cui tu non stai bene. Anzi, noi narcisisti siamo anche particolarmente sensibili a queste situazioni, cioè che se uno ci tratta male noi soffriamo di più, magari rispetto a una persona non narcisista, perché magari la persona non narcisista non viene ferita nel proprio ego, come ad esempio veniamo feriti noi, per cui è possibilissimo che una persona narcisista sia vittima di un'altra persona. Però quello che ha sbagliato è dire i miei ex sono narcisisti e io sono una povera vittima. No, tu non sei una povera vittima. Tu stai strumentalizzando una cosa che ti è successa per fare soldi, perché poi queste sono persone che fanno corsi. Beh, mi ero litigata con una di TikTok, infatti io con questa qui ce l'ho su tantissimo, adesso non mi ricordo come si chiami questa cretina, però una di TikTok che appunto faceva video contro i narcisisti con una tale violenza, una tale aggressività, una tale strumentalizzazione della sua esperienza di vittima, tra virgolette, che solo a vederla, cioè, ma chi cazzo ci sta insieme a una così? Ma chi cazzo è l'uomo che sta insieme a una così e non la butta fuori dalla finestra? Cioè, io a volte mi metto nei panni anche di questi uomini, che gli uomini avranno i loro difetti, però io, cioè, la violenza è sbagliata,
Ma io a volte mi metto nei panni di certi uomini, dico, minchia, ma io se fossi uomo avessi una così. Cioè, minchia, ma cioè, dovrei veramente trattenermi per non riempirla di mazzate. Perché comunque, cioè, veramente a volte ci sono persone che esasperano altre persone, per quanto uno possa essere un santo, ad un certo punto sclera. Siamo tutti umani, può capitare, cazzo, no? E poi ovviamente loro sono le vittime, detto così, cioè, purtroppo se, questa cosa del narcisismo è talmente sfuggita di mano che adesso non si capisce più chi è narcisista e chi non è narcisista. Ma io vi dico una cosa che deve valere per tutti, che vi ho già detto prima e vi ripeto, chi strumentalizza la posizione da vittima è una persona narcisista che sta sfruttando la sua posizione da presunta vittima per pubblicizzarsi, per fare hype, per fare soldi e per dare consigli più o meno sbagliati senza rendersi conto se stessa di essere narcisista. Però io non colpevolizzo più di tanto, queste qua io sono quelle che appunto io chiamo narcisisti basic, perché spesso non è che lo fanno apposta, spesso non si rendono conto e magari neanche gli psicologi, un bravo psicologo se ne deve rendere conto se trova una persona del genere, però noi narcisisti siamo talmente bravi a manipolare che magari davvero anche davanti allo psicologo facciamo passare per narcisisti i nostri compagni e freghiamo anche lo psicologo, cioè siamo noti. Quindi uno psicologo per sgamare un narcisista, anche lui deve essere molto bravo. Questi narcisisti qua che strumentalizzano il loro essere vittime sono di solito narcisisti covert, che sono i più difficili da sgamare. Però spesso overt e covert si mischiano insieme, ho notato soprattutto nelle donne, e quindi però per me che sono, cioè per me io le sgamo. Le sgamo subito, cioè le sgamo subito. Quindi, quando vedete i video di queste persone, cioè fatevi due domande, datevi due risposte. Quando vedete qualcuno che strumentalizza, il proprio essere vittima, sappiate sempre che queste persone sono persone con alta probabilità essere narcisiste. Perché solo un narcisista può fare business sull'essere vittima. Solo noi lo possiamo fare. Però a loro favore, ripeto, tante volte non se ne rendono neanche conto perché sono inconsapevoli. Quando dicono il narcisista non sa di esserlo, si riferiscono proprio a questi casi qua, che non è così al 100%, infatti io so di esserlo. Però bisogna veramente essere tanto intelligenti. Una persona super intelligente si rende conto di chi è, si rende conto sia di essere narcisista, sia di essere altre cose, perché quella è l'intelligenza che supera, diciamo, il disturbo. Ma quando parliamo di intelligenza media, o di persone che non hanno studiato la psicologia, che non hanno mai visto uno psicologo, o che se l'hanno visto non è stata una persona in grado di spiegargli le cose, è chiaro che magari non lo sanno, e anche a me quando ero più giovane è capitato appunto fino, non lo so, adesso non mi ricordo quando è stato che per la prima volta ho letto riguardo al narcisismo patologico, però non mi rendevo conto né di manipolare e pensavo anch'io di essere una vittima, quindi non ero consapevole, pensavo di essere una vittima, poi a un certo punto mi sono informata su queste cose e ho detto, aspetta, però c'è qualcosa che non va. Cioè, forse non sono totalmente io la vittima. E poi, vabbè, chiaramente, grazie ad essermi informata chiedendo a un professionista, ho saputo tutte queste cose di me, eccetera. E adesso le voglio divulgare. Tengo da narcisista che sfruttare questa cosa a mio favore mi convenga, piuttosto che fare l'ennesima vittima che dice che i propri ex sono narcisisti. I miei ex erano delle merde e probabilmente hanno dei tratti narcisisti, cioè è anche evidente che ce li abbiano. Però questo non toglie che io lo sia, cioè non toglie che io lo sia.
Poi so già che volete farmi la domanda, due narcisisti possono stare insieme? Due narcisisti puri no, cioè io non posso stare insieme con un narcisista uguale a me, al mio livello, ma con uno un po' meno posso starci perché quello meno lo posso dominare. Come magari ci può essere un super narcisista che domini me, però è difficile perché io ho un altissimo grado di narcisismo. Quindi è difficile che io trovi uno che proprio mi... Cioè, anche se trovassi uno che mi mette sotto, facilmente ci sarebbe. Infatti anch'io, tipo con il tacchino ha dei tratti narcisistici meno di me, perché lui ha altri disturbi. Però alla fine ho vinto io, perché sono la narcisista più forte, ma anche lui me ne ha fatte. Cioè, quindi, insomma... Questo è un discorso che bisognerebbe analizzare meglio, cioè bisognerebbe approfondire con un video di 5 ore. Spesso nelle relazioni comunque sia, si è da entrambi i lati tossici, non parlo di droga, nel mio caso solo lui era il tossico da quel punto di vista, io sono tossica in altri, io sono la droga tossica, non che sono tossica che assumo io la droga, vabbè ci siamo capiti. E, ad esempio il caso di Johnny Depp e Amber hanno incolpato lei perché lei è passata per la cattiva, che poi non è neanche narcisista, è stata diagnosticata border e istrionica, non è neanche narcisista quella povera crista, e l'hanno fatta passare per cattiva eccetera. E lui per poverino, perché tutti amiamo Johnny Depp ha fatto i film carini per bambine, tutti lo amiamo, è bravo, è carino. No, Johnny Depp è una merda, perché è un ubriacone mezzo violento pure lui. Cioè, quindi tutte e due sono tossici e tutte e due insieme hanno tirato fuori il peggio di sé. Io da narcisista vi dico che non mi vedrete mai con un partner normale, o con persone normali, con persone sane, proprio perché io non posso stare con una persona sana. Io posso stare solo con persone che sono anche loro disturbate. Proprio perché una persona sana non sarebbe mai con una persona narcisista. E quindi se voi siete pensate di essere state con dei narcisisti, interrogatevi che forse non siate voi le narcisiste o magari avete comunque degli altri deficit. Quindi voi non siete sani, non siete meglio di lui o di lei. Non fate i fighi, è un mio ex narcisista, mentre invece io... già se dice invece io meglio di lui, vuol dire che sei tu la narcisista. Quindi non basiamoci su quello che sentiamo e leggiamo su internet, mettiamoci un po' di cervello nelle cose, cerchiamo di approfondire, di capire come funziona la mente delle persone. E invece di attaccarci a tutte le cazzate che vengono dette sul web riguardo al narcisismo. E niente, con questo concludo. Spero di essere stata chiara. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti.